Adelina Sotnikova seconda con 193,99, in terza posizione Elisaveta Tuktamisheva con 188,85. Ci dispiace tantissimo, Valentina Marchè scivolata in quarta, ma grande risultato, Ha lottato forte. Però adesso noi davvero aspettiamo l'ultima pattinatrice. Io ho fatto come nel warm up di questa mattina, mi ero dimenticata che c'era Victoria Helbert, non so perché. Vabbè, io chiedo veramente scusa, ma era vero che per il podio ovviamente i giochi, possiamo dirlo, ormai per il podio non dovrebbe cambiare più niente, assolutamente no. Veramente noi per dichiarare è stato veramente vicino a questa cosa perché comunque pensate, il miglior libero rimane quello per ora di Elisaveta Tuktamisheva, ha fatto un punto pazzesco, quello che poteva fare pazzesco veramente. Ma Carolina Kostner non ha eguali per i suoi components, sono straordinari, veramente incredibili. Adesso godiamoci Victoria Helgenson, un'altra splendida pattinatrice, e poi potremo, forse siamo sicuri, sì, dichiarare Carolina Kostner regina Europa. Non precisissimo l'arrivo. Doppio Axel, doppio Tol, doppio loop. Loop. Ai ai ai, Sakov semplice, un altro triplo che salta. A questo punto secondo me anche Valentina è solida sul suo quarto posto. Conclude la sua prova Victoria Helgenson e adesso
finita, sì, adesso è davvero finita questa gara. Veramente ci aspettano solo pochi attimi, certo, per poter dare l'ufficialità, ma davvero il bolero di Carolina è stata come un quadro d'autore, Franca, pieno di sfumature che l'hanno reso incantevole, che veramente hanno regalato delle emozioni. Lei è bellissima su quel bolero, davvero, lo fa come se volesse regalarsi al pubblico. Questa è la sensazione che ho, pattina proprio per il piacere di regalare emozioni. Io ero giù Bordo Balaustra e non so, il termine che mi è venuto in mente è imperiale, perché era così imponente, così padrona della scena, veramente padrona in tutti i sensi, velocità, pienezza del movimento, comunicazione con l'esterno, davvero, davvero a livello di performance, di interpretazione, di components, secondo me oggi finalmente vedo un 904 sì, di interpretation, e se lo merita tutto, credo, perché che altro possiamo volere di più di questa cosa? Ha mancato due Salkov che non ha chiuso, ha fatto solo doppi al posto di tripli, quindi se quel programma ha ancora potenzialità, può ancora crescere come punteggio, e questo dimostra che Carolina è ancora assolutamente competitiva. È competitiva, come ha non detto lei, all'undicesimo Europa, europeo. Ma anche al mondo. Insomma, siamo all'undicesimo europeo e lei veramente è dal 2006 sempre sul podio, lo vogliamo ricordare, possiamo iniziare a ricordarlo. Sì. Nel 2006 lei ha vinto il bronzo a Lione, poi nel 2007 a Varsavia ha vinto la medaglia d'oro, si è riconfermata qui a Zagabria nel 2008, nel 2009 l'argento ad Helsinki, poi nel 2010 a Tallinn di nuovo l'oro e nel 2011 a Berna un emozionante argento, possiamo dire, perché c'era Sara Meyer che finiva la carriera, e anche lei ha detto sono contenta che Sara vinca quest'oro. L'anno scorso che emozione a Sheffield con quei due programmi che lei stessa ha detto era difficile lasciarli andare, pensavamo veramente che non potesse fare un altro programma così bello, e invece è arrivato questo bolero, un bolero incantevole, difficile, lei ha detto l'ho amato e odiato, è veramente incredibile. Andiamo a vedere il punteggio di Victoria Helgeson, il punteggio che va a dare la dimensione definitiva di questa ovviamente gara, ed eccolo qui, va in quinta posizione. Allora, adesso siamo tutti pronti, perché qui ci sono anche Anna Cappellini, Luca Lanotte, Stefania Berton, lo possiamo dire? Carolina Costner è la nostra campionessa d'Europa!